SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Preoccupazione a Forlì per le due manifestazioni concomitanti di Forza Nuova da una parte e antifascisti dall'altra. Grazie anche al cordone di sicurezza disposto dalle forze dell'ordine non ci sono stati scontri. Due 17enni e una 16enne sarebbero i componenti della presunta baby gang scovata dalla polizia di Imola. La banda, originaria del posto, avrebbe compiuto il furto in una tabaccheria di Ponte Santo. Trovate anche alcune pistole giocattolo. Aumentano le truffe online. Solo negli ultimi 6 mesi in Italia sono stati sottratti 80 milioni di euro agli utenti del web tramite il furto d'identità. 600 i casi segnalati in regione, Rimini maglia nera in Romagna. È nata Destinazione Turistica Romagna. Alla presentazione del nuovo organo di promozione a Rimini è intervenuto il ministro Franceschini, che ha parlato di un territorio unico al mondo per arte, cibo, mare e natura. Crescono del 30% i finanziamenti statali all'IRSA di Meldola, destinati alla ricerca per la cura dei tumori. 15 progetti in rampa di lancio, mentre è approdato il nuovo direttore scientifico Martinelli, ematologo di fama internazionale. Calcio, il Cesena si prepara in vista del big match di giovedì contro il Palermo. All'Orogel Stadium sarà di scena la capolista del campionato per una sfida che comunque non spaventa il difensore bianconero Doncor. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati in studio, una nuova edizione del nostro telegiornale serale. In apertura, lo avete sentito, c'era preoccupazione a Forlì per la serata di ieri, nella quale erano previste due manifestazioni di segno politico opposto, Forza Nuova da una parte, antifascisti dall'altra. Vediamo com'è andata. Un centro storico blindato, quello visto nella serata di lunedì a Forlì, dove si sono confrontati a distanza un gruppo di militanti di Forza Nuova e alcuni movimenti antifascisti. Tanta era la preoccupazione delle forze dell'ordine, motivata soprattutto dagli scontri avvenuti poche settimane prima in Piazza della Misura. Per prevenire il pericolo, infatti, il Comitato dell'Ordine Pubblico aveva nei giorni scorsi proibito al gruppo di estrema destra di riunirsi in corteo, concedendo ai manifestanti di restare fermi in un'unica zona. Per tutta risposta, l'ANPI ha chiamato raccolta ancora una volta i cittadini forlivesi contrari ai movimenti fascisti. Risultato? Due presidi, uno, quello della sinistra, in piazza Saffi, con 300 persone tra sindacati, partiti e associazioni. L'altro, quello guidato da Forza Nuova, che si è radunato poco dopo in piazza del Duomo e contava circa 100 partecipanti. Nonostante l'esigua distanza, poche centinaia di metri, i due gruppi non sono mai entrati in contatto, complice anche il cordone di sicurezza disposto dalle forze dell'ordine. Nonostante il successo della serata, almeno in termini di ordine pubblico, sono in tanti nel mondo della politica ad aver espresso preoccupazione in merito ai disordini dell'ultimo periodo, tanto che il Consiglio provinciale ha approvato un ordine del giorno che propone un coordinamento delle istituzioni democratiche contro il fascismo. Ricoverata ad urgenza per aver bevuto dell'acido, il dramma è accaduto nel pomeriggio di ieri a Gatteo, dove una bambina di poco più di un anno è stata trasportata in gran fretta all'ospedale Buffalini di Cesena per aver bevuto da una bottiglia di detersivo. La piccola stava giocando all'interno della propria abitazione quando ha afferrato un prodotto per la pulizia domestica con un beccuccio stretto che poteva ricordare quello di un biberon e se l'è portato alla bocca. I familiari sono stati richiamati dal pianto della bimba e appena realizzato così
cos'era successo, hanno chiamato il 118 che è arrivato sul posto con ambulanza e auto medica. Ora la piccola si trova all'ospedale dove è costantemente monitorata dai medici. E ancora notizie dal nostro portale tr24.it. Non ce l'ha fatta purtroppo l'anziana signora investita nella serata di sabato a Riccione da uno scooter. La donna stava percorrendo un tratto di via Cavour quando è stata travolta da un motorino guidato da una giovane di 15 anni che sopraggiungeva da viale Ceccarini. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la vittima è stata scaraventata a terra con un volo di parecchi metri e già dall'arrivo dei primi soccorsi le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante gli sforzi dei medici dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata, il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di ieri. Due 17enni e una 16enne sarebbero i componenti della presunta baby gang scovata dalla polizia di Imola. La banda, originaria del posto, avrebbe compiuto il furto alla tabaccheria della frazione di Ponte Santo. Sentiamo i dettagli. Sono tutti molesi tra i componenti della presunta baby gang sgominata dalla polizia di Imola che il 9 dicembre scorso si sarebbe intrufolata nella tabaccheria di Ponte Santo con due pistole per derubare l'incasso. Lui, 17 anni, conosciuto alle forze dell'ordine, avrebbe molto probabilmente coinvolto le due ragazze, una coetanea legata sentimentalmente al giovane e l'altra sedicenne, nel tentativo finito male del soldo facile. Il personale dell'ufficio volanti della polizia di Imola ha lavorato sulle testimonianze della vittima e di altri testimoni che hanno delineato fin da subito il profilo di un gruppo di ragazzi giovani e non professionisti. Grazie agli indizi e a seguito dei pedinamenti, le forze dell'ordine hanno identificato il ragazzo che frequentava molto assiduamente la casa della fidanzata, arrivando così anche alle sue due presunte complici. Il giovane si trova ora in una struttura per minori, in stato di fermo convalidato, mentre le due ragazze sono a piede libero, in attesa di comparire davanti al giudice. Sono state ritrovate anche le due pistole, risultate giocattolo ma sprovviste del necessario tappo rosso, che erano state abbandonate in un'area verde di Imola. Fondamentale, secondo le forze dell'ordine, è stata la pronta collaborazione dei genitori che avrebbero spinto le due ragazze a raccontare dove avevano nascosto le armi e che farebbe ben sperare nel futuro recupero sociale dei giovani coinvolti. La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato 100.000 euro ai due amministratori di una società titolare di una sala slot di Faenza, indagati per il reato di peculato. Le verifiche delle fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica Ravennate, sono state innescate dalla segnalazione di alcune anomalie sulle modalità con le quali la sala slot faentina raccoglieva il prelievo unico erariale, cioè la quota delle giocate spettante allo Stato a titolo di prelievo fiscale, che non sarebbe dunque stata versata. E ancora la Guardia di Finanza, questa volta il Comando Provinciale di Forlì, ha sequestrato oltre 1 milione di articoli non conformi o con false etichettature, giocattoli attestanti il marchio CE contraffatto, comunemente noto come China Export. L'operazione, precisano le fiamme gialle, è iniziata a seguito di un normale controllo di routine e si è conclusa con la denuncia penale di 6 soggetti per i reati di contraffazione di marchi, vendita di prodotti, consegne mendaci e ricettazione. Ulteriori 7 soggetti sono stati colti nell'atto di vendere prodotti privi delle avvertenze dell'origine e del paese di produzione o con etichetta incompleta. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative fino a 400.000 euro. I prodotti sequestrati, importati direttamente dalla Cina, venivano rivenduti in Italia da società spagnole e tedesche, sfruttando la libera circolazione delle merci per eludere i controlli doganali nazionali. 80 milioni di euro in soli 6 mesi, è questo il denaro sottratto agli utenti del web attraverso le truffe online. L'osservatorio lancia l'allarme per quanto riguarda il periodo natalizio. Un fenomeno preoccupante, figlio dei tempi che corrono, è una delle maggiori insidie che si nasconde dietro al mondo delle nuove tecnologie. Stiamo parlando delle frodi creditizie perpetrate attraverso il furto d'identità, con il successivo utilizzo illecito dei dati personali altrui per comprare e vendere online. Sulla base di quanto emerge dagli ultimi dati, i primi 6 mesi del 2017 hanno segnato una vera escalation a livello nazionale, con oltre 11.000 casi rilevati contro gli 8.000 segnalati nel precedente semestre. Truffe di lieve entità se guardiamo agli importi sottratti, che spesso si attestano sulle poche centinaia di euro, ma che diventano enormi una volta sommate, arrivando alla cifra record di 80 milioni di euro.
E in Emilia-Romagna, la nostra regione, si attesta al sesto posto di questa triste classifica, con 600 casi segnalati negli ultimi 6 mesi. Pecora Nera e Modena, con 102 casi rilevati nel territorio, mentre, per quanto riguarda le province romagnole, è Rimini a poter farsi vanto di essere la città più truffata, seguono a ruota Ravenna e la provincia di Forlì-Cesena. Frodi creditizie e truffe online stanno diventando la nuova piaga del crimine, segnala l'osservatorio del CRIF, che lancia l'allarme soprattutto per quanto riguarda le festività natalizie, periodo in cui, data l'impennata dei consumi, è più facile cadere nella rete dei truffatori. È stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 0,75 grammi per litro. Per questo il sindaco di Predappio, Giorgio Frassinetti, si è visto ritirare la patente dai carabinieri di Forlì. I fatti risalgono alla notte del 23 novembre scorso, quando Frassinetti è stato fermato mentre faceva ritorno alla propria abitazione. Un successivo controllo ha evidenziato l'eccessivo tasso di alcol del primo cittadino, che si è visto quindi corrispondere il reato di tipo amministrativo. A questo proposito sono arrivate anche le polemiche da parte dell'opposizione, che ha chiesto le dimissioni del sindaco colpevole, secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia Minutillo, di essere ubriaco alla guida dell'auto di rappresentanza. Frassinetti ha respinto le accuse di uso privato del mezzo, dichiarando: mi trovavo a una cena istituzionale in Veneto. Cibo, mare, arte e natura. In Romagna c'è una ricchezza come in poche altre parti del mondo. È il commento del ministro Dario Franceschini in visita a Rimini per la presentazione di destinazione turistica di Romagna. 30 milioni di presenze turistiche e 6 milioni e mezzo di singoli turisti all'anno. E quanto vale il territorio compreso dalla destinazione turistica Romagna, ovvero le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. E proprio a Rimini il neonato organo di promozione turistica si è presentato al territorio e al ministro Dario Franceschini. Vuoi rappresentare un caso scuola, quello della destinazione turistica della Romagna? Ci sono alcuni casi di pezzi d'Italia attraverso i distretti turistici o operazioni come Destinazione Romagna che iniziano a lavorare assieme. E io insisto, è fondamentale. Per essere competitivi bisogna avere un prodotto che attrae diversi tipi di turismo che hanno diverse motivazioni di viaggio. Oggi nel mondo ci sono turisti che scelgono un paese per l'arte e la cultura, altri che lo scelgono per l'enogastronomia, altri che lo scelgono per lo shopping. Qui c'è davvero tutto insieme. Dai siti UNESCO allo svago costiero, passando per l'Appennino e il buon cibo, il nuovo distretto turistico vuole raccontare al mondo la complessità e unicità di questo territorio. Per essere competitivi bisogna offrire prodotti che tengono insieme tutte gli elementi di richiamo del turismo internazionale, e lavorando come Romagna c'è davvero tutto: c'è il mare, ci sono le bellezze naturali, c'è il cibo, c'è l'arte, c'è l'intrattenimento, e veramente c'è tutto. E quindi mi pare veramente un passo molto importante che offre al mercato del turismo mondiale una serie di prodotti tutti insieme che poche parti del mondo possono offrire. Parliamo anche di salute. Cambio al timone dell'IRS, l'Istituto Scientifico Romagnolo per la Cura dei Tumori, dove arriva il professore Giovanni Martinelli con l'avvio di 15 nuovi progetti di ricerca e con l'ingresso nella compagine societaria dell'Università degli Studi di Bologna. Sentiamo. E Giovanni Martinelli, ematologo e ricercatore di fama internazionale, il nuovo direttore scientifico dell'Istituto Tumori della Romagna, IRS, per il prossimo biennio. Il direttore succede allo storico Dino Amadori, che per l'impegno e la professionalità è stato insignito dall'Istituto del titolo onorifico di emerito. Martinelli, inoltre, è stato scelto tra altri candidati, tra questi anche un esperto dell'oncologia di Parigi. Questa è una grande occasione che mi è stata offerta e sono grato al professor Amadori, ma in generale al Consiglio di Amministrazione, di avermi dato questa grande opportunità, perché vengo a succedere a un grande maestro fondatore di un servizio e di un istituto di ricerca a carattere scientifico che sta dando tanto lustro, ma soprattutto tanto beneficio ai nostri cittadini, soprattutto malati di cancro. Un momento decisivo e importante per l'IRST, che con i suoi 400 dipendenti e con un bacino di utenza di 2 milioni di abitanti nella sola Romagna, chiude questo 2017 con dati considerevoli e fortunati per la ricerca clinica e farmacologica. Sono infatti 15 progetti di ricerca vinti per un totale di 4 milioni e mezzo di euro. Tra questi uno studio realizzato da un giovane ricercatore non assunto che ha partecipato al bando Veronesi e che ha ottenuto una borsa di 27 mila euro. Dai dati che noi possiamo verificare sul
come dire, sul finanziamento che il Ministero ci concede sulla base di parametri oggettivi rispetto a tutti gli altri istituti di ricerca, noi vediamo che il finanziamento è potentemente cresciuto in tutti questi anni. Noi siamo cresciuti negli ultimi 3 anni del 30% sul finanziamento della ricerca corrente, e in più abbiamo applicato numerosi bandi competitivi e quest'anno abbiamo portato a casa 15 progetti vinti. Pioggia di finanziamenti anche per i capoluoghi della Romagna grazie al bando sulle periferie. Sono state firmate a Palazzo Chigi a Roma lunedì 18 dicembre, alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, le convenzioni per il bando periferie, che destina importanti risorse alla riqualificazione urbana dei capoluoghi di provincia italiani. A dominare la classifica regionale sulla base dei finanziamenti ricevuti, il Comune di Rimini, con 18 milioni di euro per la riqualificazione urbana e ambientale dell'area nord della città, nel più ampio progetto del Parco del Mare, con 3 interventi strategici pubblici fondamentali. In particolare la riqualificazione dei lungomari da Torre Pedrera a Rivabella e il potenziamento dei parcheggi a monte della zona. A Ravenna in arrivo quasi 13 milioni di euro per la riqualificazione della darsena di città, con 12 interventi, di cui il principale è relativo alla realizzazione del sistema fognario. A Forlì 8,3 milioni di euro serviranno per interventi di riqualificazione al centro storico, al Foro Boario, al campus universitario coi padiglioni Saulo e Saffi e al restauro dell'ex asilo Santarelli. Cesena si piazza per ultima con 1 milione e 800 mila euro che serviranno a dare un nuovo volto alle piazze Almerici, Bufalini e Fabbri, con una vocazione prettamente pedonale e ciclabile. La nuova legge di bilancio studiata per il 2018 introdurrà particolari novità per il settore agricolo in materia di cooperative, ma anche per quanto riguarda l'IMU e l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Se ne è discusso a Cerve in un convegno organizzato da Consulenza Agricola. Sentiamo. 400 tra esperti di fiscalità, imprenditori agricoli e tributari si sono dati appuntamento a Cervia per prendere parte a un convegno nazionale sulla nuova legge di stabilità che ha presentato in anteprima le novità fiscali che attendono gli italiani per il 2018. Organizzato dalle società Sedi e consulenzaagricola.it, nel corso dell'appuntamento ci si è concentrati sul rapporto tra la burocrazia e la poca chiarezza normativa e anche sul mondo dell'agricoltura, fortemente significativo in Emilia-Romagna. Particolare rilievo poi ha assunto il ruolo che in futuro dovranno assumere tutti coloro che attualmente assistono i contribuenti nel loro rapporto con il fisco, commercialisti, CAF, tributaristi, consulenti del lavoro. Bisogna dire che in effetti l'agricoltura non è che sia molto caricata di queste imposte. Ecco, all'agricoltura fortunatamente è ancora riservato un trattamento abbastanza particolare, sia per quanto riguarda le imposte dirette che le imposte indirette. L'agricoltura però soffre, come diciamo tutte le altre categorie, di una normativa farraginosa, di una burocrazia enorme e soprattutto di poca chiarezza. Non si può inoltre parlare di imprese nell'agricoltura senza menzionare le risorse primarie di questo ambito, i giovani. Soprattutto i giovani che vogliono orientarsi verso l'attività agricola dovrebbero avere degli incentivi maggiori sia sul versante fiscale ma anche sul versante contributivo e via dicendo. Quindi quello che viene a mancare è proprio una politica di insieme del comparto agricolo, perché come dicevo gli interventi microsettoriali non aiutano, bisogna entrare in una logica diversa, in una logica di comparto e fare degli interventi più mirati che poi vengano effettivamente avvertiti dai contribuenti. Altre notizie, ora le nostre brevi. Ravenna stava attraversando la strada accompagnato dalla sua badante quando è stato investito da un'autovettura. Vittima dell'incidente avvenuto a San Pietro in Vincoli, un 83enne trasferito al Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Bellaria Igea Marina, momenti di paura per una madre e un figlio che nella mattinata hanno subito un malore, intossicati dal monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. Il ragazzo, un 12enne, versa in gravi condizioni, mentre la madre sarebbe fuori pericolo.
Rimini sono stati condannati a un mese di reclusione con la sospensione della pena subordinata a ripulire i danni creati i due attivisti del centro sociale che nel 2013 imbrattarono di vernice spray il muro perimetrale dell'ex macello comunale. Forlì, degli ignoti sono entrati nel primo pomeriggio di lunedì in una proprietà agricola e hanno fatto razzia di arnesi da lavoro. Poi si sono dileguati, portandosi via anche un cucciolo di coniglio. Sul furto indagano gli agenti della Volante della Questura di Forlì. È il momento dello sport, sentiamo le ultime news. Benvenuti a questa nuova edizione di TR24 Sport. Dopo aver incassato con soddisfazione l'ottimo pareggio di Parma, il Cesena si prepara ad affrontare un'altra big del campionato di Serie B. Giovedì sera all'Orogel Stadium di Nomanuzzi sarà sfida di cartello contro il Palermo. Vediamo. Con Castori sembrate avere una marcia in più. È riuscito a darvi quelle motivazioni che vi stanno trascinando fuori dalla zona calda della classifica? Io penso che penso che anche tutti quanti voi lo state vedendo il suo modo di essere, e io penso che se noi siamo riusciti a uscire da questa zona qua è perché ci ha trasmesso la sua grinta a noi, quindi siamo riusciti a uscire fuori e noi sicuramente puntiamo in alto, quindi cercheremo di arrivare più in alto possibile. Da ultimo, chiaramente parliamo dell'impegno ravvicinato, tra l'altro giocate subito giovedì contro il Palermo, arriva la capolista in casa vostra, però questo Cesena sembra avere tutte le carte in regola per metterla in seria difficoltà. Diciamo che ogni squadra in casa sua comandi, quindi noi cercheremo di difendere la nostra casa e faremo il possibile per riuscire a portare il punto per noi importante, sia i tre punti o un punto, però faremo il possibile di portare qualcosa a casa, perché in questo campionato qua ogni piccola cosa è importante, che ti può aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi finali. La Pallacanestro Forlì ha festeggiato ieri il Natale con tutti gli sponsor e la prima squadra. Le ultime 5 sconfitte in campionato hanno però un po' smorzato gli entusiasmi, anche se il presidente Nico Santi vuole risalire la china. Vediamo. Presidente, questo 2017 sta andando a concludersi, un anno come sempre ricco di emozioni, belle e brutte, all'inizio una salvezza entusiasmante, poi l'estate, la nuova squadra, subito diverse vittorie, poi qualche sconfitta, ma il futuro lo vedremo fra un po'. Sì, qualche sconfitta forse anche di troppo, onestamente siamo un po' arrabbiati in questo periodo qui, nonostante sia Natale, perché pensavamo e speravamo di riuscire ad avere risultati non di questa entità, però vabbè, lo sport è così, si vince e si perde, chiaramente noi oggi vogliamo assolutamente invertire questo trend che è negativo da 5 domeniche a questa parte. Credo che abbiamo tutte le potenzialità per ritornare ad avere e a dare soddisfazione ai nostri tifosi. Chiaramente è un campionato questo molto molto equilibrato, dove davvero, noi l'abbiamo dimostrato anche noi, abbiamo perso 4-5 partite, 2 supplementari, le altre di 2 punti, 3 punti, 1 punto, quindi l'equilibrio a volte è questione di fortuna e a volte anche di magari nostre mancanze. Ecco, cercheremo di lavorare di più per riuscire a invertire questo trend nel minor tempo possibile. Parliamo adesso di rugby con il Romagna che chiude il 2017 con una sconfitta, quella maturata sul campo dell'Amatori Parma per 36-28. Galletti che interpretano bene la partita ma vengono beffati nel finale dalla formazione emiliana, capace di ribaltare il risultato nell'ultimo scampolo di match e di lasciare a secco di punti i romagnoli.
Nel finale di gara infatti arriva anche la quinta marcatura per i padroni di casa, che li porta a più 8, negando così il bonus difensivo alla squadra romagnola. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Grazie per essere stati qui con noi, e linea che torna ad Elisabetta Zandoli. Arrivederci. Andiamo a sentire le previsioni del tempo per le prossime ore insieme ad Andrea Raggini. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto un tempo prettamente stabile e in parte soleggiato in Emilia-Romagna, con temperature piuttosto fredde. Anche la giornata di mercoledì inizierà con cieli per lo più poco nuvolosi, qualche addensamento più consistente al primo mattino sulla Romagna, dopo nel pomeriggio le schiarite aumenteranno anche in questo settore. Per quanto riguarda le temperature, avremo ancora gelate intense con valori compresi tra meno 5 e più 2 gradi, valori massimi compresi tra 3 e 7 gradi. Attenzione lungo il corso del fiume Po, perché le nebbie al primo mattino potrebbero insistere per buona parte della giornata, con temperature massime non oltre 1-2 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà debole, con raffiche moderate su bassa Romagna, il mare sarà poco mosso. Poi un rialzo termico è atteso proprio tra venerdì e la vigilia di Natale. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Prima di salutarci, rivediamo brevemente le principali notizie di oggi. C'era preoccupazione a Forlì per le due manifestazioni concomitanti di Forza Nuova da una parte e antifascisti dall'altra. Grazie anche al cordone di sicurezza disposto dalle forze dell'ordine, non ci sono stati scontri. Due 17enni e una 16enne sarebbero i componenti della presunta baby gang scovata dalla polizia di Imola. La banda, originaria del posto, avrebbe compiuto il furto in una tabaccheria di Ponte Santo. Trovate anche alcune pistole giocattolo. Aumentano le truffe online. Solo negli ultimi 6 mesi in Italia sono stati sottratti 80 milioni di euro agli utenti del web tramite il furto d'identità. 600 i casi segnalati in regione, Rimini maglia nera in Romagna. È nata Destinazione Turistica Romagna. Alla presentazione del nuovo organo di promozione a Rimini è intervenuto il ministro Franceschini, che ha parlato di un territorio unico al mondo per arte, cibo, mare e natura. Crescono del 30% i finanziamenti statali all'IRST di Meldola, destinati alla ricerca per la cura dei tumori. 15 progetti in rampa di lancio, mentre è approdato il nuovo direttore scientifico Martinelli, ematologo di fama internazionale. Calcio, il Cesena si prepara in vista del big match di giovedì contro il Palermo. All'Orogel Stadium sarà di scena la capolista del campionato per una sfida che comunque non spaventa il difensore bianconero Doncor. Si chiude qui questa edizione serale del nostro telegiornale. Come sempre, per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro portale web tr24.it. Grazie dell'attenzione, buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.